Sono i piccoli karateki nisseni, di ritorno dal campionato italiano della Confederazione Italiana Karate Do Italia al Palabertoni di Crema, in Lombardia. Con le loro cinture blu, marroni e nere, 10 talenti nisseni sono stati gli unici a rappresentare la Sicilia, accompagnati dai loro insegnanti Michele Nicosia e Maria Russica. Impegno, dedizione, ma anche tanta emozione, quella raccontata ai nostri microfoni dai ragazzi della polisportiva VUCA Sicilia, che lo scorso 3 aprile a Crema hanno conquistato 4 ori, 5 argenti e 3 bronzi. Kata e Kumite sono state le specialità in cui hanno primeggiato durante un incontro al quale hanno partecipato più di 600 atleti provenienti da ogni parte d'Italia. È stata un'esperienza molto bella perché ho avuto l'opportunità di affrontare persone con più esperienza e quindi avere un'opportunità in più anche per diventare più forte. E non sono riuscita a qualificarmi, ma questo non significa che io non possa più riscattarmi. E vorrei ringraziare in particolare la mia maestra Maria e il mio maestro Michele per avermi accompagnato in questa esperienza. Infatti, è grazie a loro che sono arrivato a questo livello. E appunto hanno avuto molta pazienza con me quando io non capivo qualcosa, erano sempre disponibili. Sono stati come diciamo un secondo papà e una seconda mamma, e veramente sono felice di aver intrapreso questo viaggio con loro. Una bella esperienza, anche se non facciamo trapelare noi l'emozione mentre i ragazzi gareggiano e dentro di noi c'è un vulcano che fermenta perché vedere gareggiare i propri ragazzi è come dimostrare la nostra esperienza ai propri arbitri. E sono ragazzi che hanno tanta buona volontà, hanno dato delle belle soddisfazioni sia a me come maestro, come la maestra Maria, e anche alla nostra città, Caltanissetta. Gareggiare a una categoria così piccola e essendo scarsi di esperienza, non è che i risultati possono arrivare subito, poi diventa un pochettino traumatico, ma i miei ragazzi sono così preparati che hanno affrontato la gara a testa alta e sono ancora pronti a farne altre, sono sicuro che daranno altre soddisfazioni. Oro e argento anche per la maestra Maria Russica, per la specialità del kumite e del katà. Oro e argento per questo campionato italiano che era da tempo che non partecipavo a un evento nazionale, dopodiché, visto che ho sempre partecipato ai mondiali ultimamente, ma si riparte con questo campionato nazionale sperando in un prossimo mondiale per accedervi ovviamente. Insomma, diciamo che la soddisfazione più grande è quella di aver portato questi ragazzi a questo evento e aver ottenuto gli ottimi risultati che hanno portato. Quindi fieri di fieri di questo risultato, dopo tutto.